Bentornati su Bravely Default. In questo episodio andremo a sconfiggere ladro, mercante, scrimmiatore di incanti e cronomago. Dunque, ho deciso di fare l'ordine normale dei boss, quindi prima il ladro, poi il mercante, poi il cronomago e lo scrimmiatore, tutti e tre, quindi yeah. Dunque, abbiamo questa cosa. Io sono ladro con Tiz, scrimmiatore di incanti con Agnes, Ringave il ladro e Redia scrimmiatore di incanti, scrimmiatrice di incanti. Dunque, abilità sono queste che vedrete: ninjutsu, magia bianca, ninjutsu, vampirismo. Poi vedrete perché. Anche se non è il migliore dei setup, ma è quello che sono riuscito a fare. Punti, velocità più 30%, punti vita più 20% per entrambi. Arma fantasma, due mani e ritorno in vita, così almeno un po' di danno glielo faccio. Dov'è? E Dia è sempre la solita difesa, doppio scudo, protegge aliato. Con vampirismo perché lei, sì, è strano, ma sarà suo il compito di curare insieme ad Agnes, perché non credo di sopravvivere con un solo curatore, in sintesi. L'equipaggiamento ho messo... vabbè, farei tanto per i secondi. Doppia coda di volpe senza due mani, tanto utilizzerò colpo divino, anche per Ringabel. Infatti, guardate quanta agilità ho. Poi ho imperatrice oscura perché è buona, nel frattempo. Cioè, anche se non ho... non lo so, ascia gigante, comunque è buona. E poi ho scudo lucente e scudo scuro per la mia carissima Idia. Idia non farà praticamente nulla, ma... pazienza, pazienza. Ok. Boss time. Ah, vero. C'è un dialogo subito. Devo parlare con il tizio? Devo parlare con il tizio. Parliamo con il tizio. Hello, hello. Look what the cat dragged in. Just how did you vermin get in here? My throat is parched beyond belief. It's all because of you! Don't think you're getting out of this one alive! That's what a rat gets for stumbling into a trap uninvited! I know the pain that you feel, but I must ask you to stop this nonsense now! You what? Dozy old shrew! How dare you pretend to know me! You are accosting the townspeople who come to draw water at the oasis at the merchantry's bidding! Also, the Camera and Profiter Merchantry can make money! This is pure selfishness! Huh? What's with you people? Ugh, my head's about to split open! What about proof? Can you prove I'm behind this? There's your evidence! What? What? How did you get a hold of this? Criminy! Everything's going down the drain! I can't handle this thirst! You lot have come here to take everything from me, eh? Ugh. Hypocrites like you always rush about, sword in hand, ready to fleece the last penny from the likes of me without a second thought! My worthless parents were born victims who lost everything they had! In the end, they cast me aside and left me to die! So there's me, still a kid. All by my lonesome in the desert! I was taken in by what I thought were good people. But they turned out to be scum. Just like my parents! They just wanted to make a quick buck off me. Once I was worthless to them, I was out on my backside. Do you know who saved me in the end? A band of thieves. Now isn't that something? They took from others, but gave me a reason to live! It was them who taught me that to make it, you have to be the exploiter, not the exploited. So that's what I do. I won't give that up for a bunch of pretenders like you! Need a hand, Jackal? Ah, Chief! Perfect timing! The usual fee, then? No problem. E si comincia la solita battaglia contro Kint e lo sciacallo. Dunque ricordo che lo sciacallo ha 114.750 punti vita e lo sciacallo ne ha 87.750. E ho sbagliato, si chiama Kint, non lo sciacallo. Dunque, allora, tattica di oggi. Utsusemi, fuggire dagli attacchi. Attenzione, dovete farlo, altrimenti avete un po' di difficoltà. Io voglio fare così, in tal modo i miei main attacker sono più difesi. In che senso? Considerando che
Lo sciacallo molto probabilmente utilizzerà mosse che mi danno molto fastidio, ad esempio colpo divino, e Kint mi fa tanto danno, preferisco schivare con i miei personaggi più deboli. Allora, difesa, difesa, difesa. Tu hai ancora parecchia vita, quindi vai con... non Genoma. Sì, Genoma, Genoma. Dov'è? Vento bianco. Vai. Ah, mi è mancato. Vento bianco. Tanto per curarmi un po'. Allora, devo fare un altro suo semi con Tiz. Alla fine sarà questa la strategia, finché non posso attaccare normalmente almeno. Oh, mi ha rubato una pozione, no, dolore. Allora, tu puoi difenderti e Agnes comincia a fare robe. Dunque, non posso fare nulla con spada magia ovviamente, perché non sono un attaccante fisico. Ma posso fare roba molto buona con Blizzard e company, quindi vai. Allora iniziamo, dispel. Ah no, non funziona dispel, non me lo ricordo, proviamo tanto per... allora, energia. Non è molto buona la cura perché siamo... abbiamo una spada, ma... pazienza. E cominciamo ad attaccare normalmente, dai. Dov'è? Tuona? Tuona sia, dai. Mi piace il tuona. Thunder! E cominciamo anche a fare... dov'è? Colpo divino. Colpo divino fa tantissimi danni in questo momento, perché abbiamo la velocità a livelli massimi quasi. Allora... ho doppio scudo, quindi è inutile fare robe. Posso fare astrobizzaristiche per diminuire l'attacco. Ok. E basta, un altro vento bianco. Anzi no, ce l'ho qualcosa che diminuisce. Bersaglio singolo riduce la difesa. Per fare default. Maledizione. No. Sto vedendo se c'è qualcosa che... ecco qua. Riduce la difesa di tutti i bersagli, vai. Colpo divino. Poi 9999. Sì, lo fa. Perfetto. Ah, mi è mancato, fortuna che mi sono fatto così. Oh, che pirla. Ruba, un'altra volta pozione. Lui può usare le pozioni, cioè lei può usare le pozioni. Lei? Lo sciacallo può utilizzare le pozioni. E infatti curiamo pochissimo con l'energia. Ma quanto ora facciamo un po' di danno, quindi almeno qualcosa la facciamo. Stabile attacco, tanto per essere più sicuri. Difesa e vulcaneggiando. Perfetto. Adesso ho colpo divino un'altra volta, perché no? Anzi no, prima devo fare lo Tsusemi, sennò qua... potrei essere in un qualche guaio, insomma. Vai. Utusemi, Utusemi. Ah, mi ha fatto uno. E poi lo attacchiamo. Consiglio ovviamente di colpire prima lo sciacallo, perché uno ha meno vita. Due, se lo battete è meglio così. Perché è meglio così? Perché se ne andrà via Kint, dovreste saperlo. Abbiamo sfidato non so quante volte questi boss. Difesa. Basta, dai. Difesa anche tu. Vai. Colpo divino. Ruba, pozione, mutismo. Aia. Mutismo mi fa paura per Agnes. Ma dovremmo essere abbastanza vicini dall'uccidere lo sciacallo, quindi va bene. Difesa. Difesa, difesa, difesa. Vai. Ecco, vedete che posa la pozione? Ecco. Ah, adesso vediamo se funziona quella cosa, giusto? Volevo vedere se... la facciamo... non so, un oggetto tanto per, perché voglio così ho tutte quante le cose... cioè ho i punti brave aggiustati tra Tiz e Ringavel. Volevo vedere se si può usare vampirismo. Ok, non si possono usare le... ok, tutte quante sono attacchi fisici, tranne maledizione, che a quanto pare è una magia. Va bene. Sete di guerra più punto brave, no, punti, ma, punti vita. Anche se non dovrei fare tanto. Starnuto ritengo. Ah, mancato. Ah, mi ha colpito Agnes, perfetto. E adesso lo devo curare in un altro modo. Wow, io ho recuperato un punto vita. Dimentico sempre che faccio schifo nel curare io. Allora. Non nel curare, scusate, nell'attaccare. Mamma mia, che schifo oggi, eh. Allora, Agnes. Non può usare magie, vero? Sì. Neanche spada magia, giusto. E allora si inizia a fare... dov'è? Il nostro carissimo erba dell'eco. Ne ho da 99, quindi dovrei stare a posto. E... allora. Non è questo. Energia. Per forza energia devo usare. Un paio di volte magari, perché sennò crepo. Ah! Sì, dai. Ringabel uguale. Allora, fermi. Ok, adesso riesco a concentrarmi un po' meglio. Edia, carissima. Ah, quindi si può usare vento... vento bianco senza problemi? Sì, ok, va bene. Ma buono, più che altro. E poi basta, termina. Vai. Colpo divino! My contract ends here. I'll take my leave. What? Chief, I don't understand. Your odds are poor, and I don't take poor clients.
Go then! They all abandon me in the end! Commiato e ciao ciao King. Già conosciamo le... di che lo sa, lo fa di solito, quindi non credo che sia cambiato qualcosa dal mondo precedente, insomma. Dunque, o dal capitolo precedente, come volete dire. Allora, difesa, difesa, difesa. E adesso sarà un tutto difesa finché non faccio altro. A meno che non utilizzate oggetti, io li userò tanto per, tanto ne ho 99. Dove sta? Dai, starnuto li tengo, perché no, dai. Ma ruba pure la pozione, ma tanto sei morto, carissimo. King, King. Ok. Difesa, 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 difesa. È bruttissimo quella tattica, però, ripeto, non ne so altre, quindi pazienza. Allora, dov'è? Allora, non devo andare in ninjutsu. Colpo divino, difesa, colpo divino. Vai. È inutile rubare perché il ladro non ha niente. Sì, è strano, ma il ladro non ha assolutamente niente. Ok. Ah, ok, sei quasi morto. Quanto facciamo con un attacco normale? Vediamo adesso. Comunque, dov'è? Non è spada magia, dannazione. Mi dimentico sempre che in magia bianca nera bisogna andare giù tutto quanto perché io sono un casino di magie. Ah, mamma mia. Attacco normale un'altra volta e vento bianco. Vento, vento, vento bianco, dov'è? Vai. Ah, gli facciamo uno? Perfetto, allora. Blizzard! Blizzard! E dovrebbe morire tra poco, eh? Infatti. Cripes! If only I could see one last time. Not my parents. The boss. E abbiamo finito. No. Dunque, e adesso che fare? Non ne ho idea. Finiamo? Me ne do qualcosa, qualche oggetto? Ah, spada magia, vabbè, firewall. Vabbè, solamente Agnes sale di livello. E coltello da ladro, utilissimo. You stop all the belly aching. How's a man supposed to sleep with all that racket? Ow, ow, ow. A quanto pare in realtà lo sciacallo era buono dentro di sé. Ok, quindi telelite, telelite, telelite. Adesso mi sa che dovrò usare tutti quanti spada magia, sì lo so, è una cosa molto brutta, ma almeno un mercante lo voglio avere. Perché non lo uso mai il mercante, non lo so usare, più che altro. E non credo di avere nessuna classe, nessun personaggio allenato con il mercante. Penso di dover ricorrere alla Abilink, ma già lo sapevo. Quindi, sì, mi spiace se utilizzerò Abilink e company, ma sarà così, sarà così. Inoltre credo di mettermi un'altra volta la strategia... come si dice? Arma fantasma e iperattacchi, perché è l'unica cosa che posso fare, non posso fare nient'altro. Magari metto un mercante tanto per vedere cosa riesce a fare, ma vedremo. Dai, taglio e ci vediamo dopo. Perfetto, ho finito la build, se possiamo chiamarla così. Ho messo solamente un mercante, ossia Ringabel, che a quanto pare era a livello 14, ma senza B-Link. Ok, dunque, Tiz è uguale ad Agnes. Tranne che lui ha Maestro Ascia, mentre Agnes ha Ritorno in Vita, perché non sono molto sicuro della scelta di Agnes come attaccante magica, ma pazienza. Anche se in realtà è la più intelligente del gruppo. Comunque, Edia è sempre la stessa e Ringabel. Ringabel è un supporter, punti vita più 20% tanto per, Ritorno in Vita nel caso, all'inferno non dovrebbe fare molto ma non sapevo che altro dargli, e Guardia Refult perché farà molte volte Refult. E inoltre utilizzerò... le abilità del mercante, appunto. Quindi sprecherò un po' di fondi. Ok, entriamo nella Camiter e Profiteur. Cosa? Associazione? Come si chiama? Vai, Profiteur. Ah, good day. I believe this is our first meeting, yes?
I am the chairman of the Camel and Profiteer Merchantry. Which is a front? You are a Rutus Profiteur, merchant of death. We see right through you. Where does this come from? You are a strange girl. You have conspired with the Time Mage Kammer, King of Ansheim, to monopolize the well here. And you hired desert thieves to attack those who went to the oasis for water. You have no evidence of this! We have proof. A note containing instructions to the thieves, and another mentioning a hidden passage to the palace. Impossible! What is going on? Why would this fall into your hands? You must have skulked into my place of work, you dastardly fiends! Fine, you have amassed me, but this changes nothing. I will never let you leave here alive! Need some assistance, Profiteur? Is this not obvious? Kill the little pests! I trust I will be compensated. You shall be richly rewarded! Make sure none survive! Then we have a deal. Your money will be well spent. Mi piacerebbe assumere Kammer però, eh? Cioè Kint, non Kammer. Kammer è un deficiente. Pff. Ok, allora 11.000 e 11.000 hanno lo stesso punti vita. Quindi, Presidente Profiteur, sarai la mia vittima. Dunque, che fare qui? Difesa per forza. Difesa un'altra volta. E cominciamo un po' a vedere il commercio. Allora, c'è bassi profitti che per 5 turni tutti gli alleati e tutti i nemici vengono a dimezzarsi i danni, effetti da recupero, eccetera, eccetera. Quindi, dimezzo i danni. Buono. Tutti quanti però, eh? Quindi dovrò stare un po' più attento. Difesa un'altra volta. Vai. Spada magia mutismo, non importa. Per adesso almeno. Bassi profitti così mi fai meno danni. Infatti mi fa pochissimo. Allora iniziamo ad attaccare. Dov'è? Brizzarra. Al Presidente Profiteur. Perché mi va di essere freddo oggi. Perché fa un caldo assurdo. Lo so, non ha senso, ma quello lo voglio dire lo stesso. Ok. Muori. Tu. Cominciamo a cantare. E facciamo dov'è piccolo diavolo, giusto? Sì. E basta. Sì, basta, difesa con Edia, vai. Blizzard! Wow, gli faccio pochissimo, però almeno qualcosa glielo faccio, dai. Piccolo diavolo. Gli facciamo davvero poco. Perché gli facciamo così poco? Non ditemi che ho sbagliato a fare qualcosa. Aia. Ah, è vero, gli ho dimezzato i danni. Pff, scusate, sono pirla. Allora, difesa, difesa, difesa. Cominciamo un po' a curarci. Penso che l'unica cosa che farò adesso sarà aspettare, insomma. Vento bianco. Vento bianco non funzionerà sempre, fortunatamente. Quindi, yeah. Allora, difesa, difesa, difesa. Sì, perché no? Faccio vento bianco e mi libero del coso, là. Allora, abilità. Non è abilità. Era oggetti. Mi dimentico sempre che è sempre in oggetti. Allora, erba. E... vento bianco, vai. Aha, provi a mutarmi ancora, eh. Allora, ancora bassi profitti per un turno, se non erro. Allora, difendiamoci. Ok. Ok, finiti i bassi profitti. Cominciamo a distruggere il Presidente Profiteur. Lui adesso ci fa overcoso, quindi attenzione però. Vai, Presidente, sarai... No, 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 no. Allora, vediamo un po'. È inutile usare spade magie, vero? Sì. Esna? Ce l'ho snaga da qualche parte, no, eh? Vabbè, allora per forza devo fare così. Usiamo un attacco normale. Perché adesso voglio semplicemente... Ok. Difendermi dagli attacchi di Profiteur e curarmi. Fine. Quindi canto, piccolo diavolo. Difesa non empatica. Rinforzi. E... takeover pure noi, dai. Vediamo quanto gli facciamo col takeover noi. E poi basta. Vento bianco, vai. Gli facciamo comunque un bel po', eh? Rinforzi. Io farò 3500. Take over. A2000. Take over. A2000. Fortuna con vento bianco. Ok, dai. Abbiamo fatto pochissimo. Ma pazienza, dai. Adesso iniziamo il vero show. Let's start the show, come direbbe Ringabel. Allora, Blizzara, ti prego, non difenderti, che sennò mi arrabbio un bel po'. Posso usare uno speciale. Tagliafetta.
Cosa aumenta? Aumenta numero di colpi? Vai, proviamoci. E basta, blizzare. Tu invece sai che cosa provi a fare? No, questo non funziona. Incrementa il costo dei danni per tutti quanti, vero? No, non ci penso nemmeno. Farmacia, dona, non ci penso nemmeno. Cura un bel... cioè, potrebbe servirmi. Dai, tanto ce l'ho i punti... così. Ok, bevanda media. E un'altra volta vento bianco. Non posso fare nient'altro. Lo sapevo che si difendeva, dannazione. Ah, che pizze quando si difendono. Però pazienza, dai. Non fa nulla. Dai, affitta. Forgive me. Zack. E coglie il Grand Hotel. Jamai. Ok, Blizzard. Wow, un bel po' di cose aumentate. Dato bianco. Adesso mi fate i cover, però dovrei riuscire a batterlo. E se non lo batto gli faccio comunque un bel po'. Somma zero che cosa fa? Aumenta i punti brave. No, a zero. Ah, ok. Allora no. Ancora no, allora. Prendimi. No, facciamo direttamente dov'è. Empatia rapida, non serve. Rinforzi un'altra volta, perché sono molto insicuro. Vento bianco, vai. Doppio. Blizzard. Take over. Ok, Agnes è viva. È morta Agnes. No, è viva Agnes. Grande. Fiu, mamma mia. Ringrazio davvero di aver messo Protegge alleato su Edia. Ok, allora difesa. Blizzara due volte. Abbiamo quasi finito, mi preoccupate. Dureranno poco queste battaglie, quindi. Piccolo diavolo. Quella del povero diavolo. Ma che pizze con questo refult però, dai. Uccidilo. Quanto gli manca? Gli mancherà poco, penso. Il punto è che non posso fare nulla finché... ecco, vedete, adesso devo aspettare che usa takeover. Takeover un'altra volta. Quasi mio per killa Tiz. Ah, che adesso posso usare attacchi. Perché... ah no, si difende adesso. Mo vediamo se riesco. Due volte. Genoma, vai. Ah, non ma... ah, che cattivo che sei. Ora si difende. Il problema è che non posso non attaccarlo. Ok, dai, buttiamolo giù. E se non lo buttiamo giù, facciamogli qualcosa di buono almeno. Blizzara. E tu facciamo un po' di... dov'è? Bastorisco cosa fa? Ridurre? Nah, meglio di no. Non voglio rischiare. Acquista una pozione. Imbonire, costringi un nemico ad acquistare un oggetto per te. Dai, proviamo a vendergli un'extra pozione. Sperando che non la usi. Vabbè, pazienza, 1500 cose si può fare. E poi cantiamo. Mio eroe. Così. No, così. Allora, mio eroe, su. Tutti gli alleati, perfetto. E abbiamo detto imbonire. Extra pozione su profiterole. E curiamo, vai. Che pizza, lo vedi? Lo sapevo che faceva. Our agreement ends here. This is what your money buys. What? I've paid you a small fortune! Any further, and I'll be placing my life on the line. That bears a surcharge of 51.2 billion pig. That's not a surcharge! It's a national budget! You're mad! Then this is farewell. Best of luck. This is fraud! I'll see you reported for this! Ok, commiato. Dunque stavo dicendo, che pizze, lo sapevo che faceva default. Ok. Tanto adesso abbiamo praticamente vinto. Può usare quello che vuole, ma... si può uccidere. Non l'hanno acquistato, come non l'ha acquistato? Probabilmente i boss non lo possono fare. Pazienza. Vento bianco, tanto per curarmi. E adesso si comincia a difendersi finché non usa takeover 5000 volte. Ok. Ora mo probabilmente si difende un'altra volta. Quindi difesa. E quindi posso cominciare ad usare un po' di oggetti normali su Tiz magari. Ok, e vento bianco. Cosa volevi farmi, scusa? Vi ho già detto, proverò a colpirlo solo una volta, aspettando che mi faccia default. Anche se non potrebbe anche non farlo più default, eh. Ah, infatti adesso si comincia. No, un secondo. Ecco, normale così è meglio così, dai. Fa default, ok, ce l'abbiamo fatta a fare default, eh. Ora muori. Non vedo l'ora, guarda.
No. Quante volte? 4 volte. Blizzara, 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 Fira. Perché mi va? E poi basta. Attacchiamolo normalmente, ma dovremmo fare 0 di danno quasi. Vento bianco. E usiamo qualche altro genoma. Dov'è? C'era quello che... No? Doppio attacco, sì. E vai. Ah, è vero, gli facciamo sempre uno, ma... Yeah, gli facciamo uno. Era tanto per spiegare un po' dei punti Brave. Dai, muori, Profiteer. Aia, aia. Dai. Blizzard. Blizzard. Fai. Ok, no, gli togliamo un po'. The Great Sigma Kid. Former commander of Eternia's occupation. Reduced to a lowly bodyguard to pay for his daughter's treatment. How far the mighty fall. He had his chance to share in the spoils, but that boat sailed 15 years past. Treatments? Bah, what a bald face. Quindi è per questo che ha lasciato le forze di Eternia. Perché vi ricordate, abbiamo letto... parlo di... Oddio, quando abbiamo fatto? Quando siamo saliti sulla Torre Eterna. Il rapporto di Sigma Kint, che appunto faceva parte delle forze di Eternia. E quindi l'ha lasciata per colpa della figlia, voleva pagarle le cure. Ed è per questo che si è fissato sul denaro. Ma cosa intendeva con 15 anni fa? Non lo so neanche io, quindi non vi preoccupate. Ok, finita la lotta, yeah! Magari adesso ci sarà un'illuminazione veloce? Da mangia 4, Memento e Clessida d'oro. Cos'è Memento? Mo vedrò. He seemed even nastier than before, don't you think? It's not like he was doing anything differently though. I felt it. His words grated more than in the previous world. I feel more relieved we have beaten him too. Magari nel combattimento che faremo tra 2 secondi, ossia quello di Camer e Kint, alla fine della battaglia ci spiegherà qualcosa Kint. Vabbè, vedremo. Dunque, ho messo così tutto quanto. Adesso devo un attimo modificare le impostazioni. Credo di mettere sia Agnes che Dia come cronomago e lasciare Tiz e Ringavel, che sono i miei main attacker, tra virgolette, come appunto main attacker. Quindi ci vediamo tra... qualche minuto con i nostri coltelli magici. Perfetto, ciao. Perfetto, dunque, siamo qui, è notte, nel palazzo di Anshaim, e ho fatto le modifiche che dovevo fare. Dunque, allora, ho messo ovviamente a schermidore e schermidore, cronomago e cronomago, come ho già detto. E queste sono le abilità. Allora, magia nera, pirateria. Infatti Ringabel sarà uno schermidore fisico. Agnes sarà la mia cronomago maga bianca. E a gioco di squadra è Mastro Guaritore, perché mi serve Mastro Guaritore, fidatevi. Arma fantasma in 2 mani perché, per Tiz, perché userà attacchi magici appunto. E invece Ringabel è un po' speciale. Maestro Maestro Ascia, 2 mani, ritorno in vita all'inferno e guardia di Fult. Io ho messo tutte queste cose perché volevo appunto usarlo fisico. E avevo poco tempo per scegliere, perché è molto tardi, è sera adesso. Tipo, registro questa parte di video dopo tanto rispetto a quella precedente, ossia quella del mercante più... schermidore. E poi Dia è artisacre con punti vita 30%, protegge alleato e dispersione. È un semi-supporto, ma vedrete poi. Ok, andiamo subito ad attivare la scenetta e a vedere se il mio team o il mio party funge bene. It's the king again. All is going according to plan. The entire kingdom grovels at my feet, Kent. Is it not brilliant, Spellpincer? Yes. Perhaps you are right, Camer the Eighth. Or should I say, Elok the Time Mage. There is no perhaps about it. It is hard fact. And more will prostrate themselves before me over time. Through my collaboration with Profiteer's Merchantry, the price of water has surged. The people suffer greatly. The public service I have ordered will surely be a burden to them.
The more I steer their discontent toward the Wind Vestal, the more they will all trust me. Thankfully, the Vestal has not returned from the kingdom of Caldisla. With any luck, she will never return. Without the Vestal, the people can devote themselves fully to their king. It is only a matter of time before believers of crystallism disappear from these lands. We have no need for the crystals or the Vestals. I shall become the supreme power here, and under the banner of anti-crystallism, the kingdom of Anshaim shall thrive. With me as ruler, this kingdom can last a thousand years. How delightful it will be! Do you think it will be that easy? Do not be such a bore. You'd be wise not to rain on my parade. My apologies. What? This isn't... How are you here? Regardless, I am here. I heard everything. And just what did you supposedly hear? What new slander is this? You're a poor actor, King. You have some proof, then? Some evidence to show that I made these comments? Ha! He's like a child caught in a lie. No, of course no such proof exists. I know you lot are plotting to tear me from the throne, but it won't work. It won't. Have you no shame? No sense of duty to those you rule? Just where did you creep in from? We came through the secret passage in the giant clock. We know that you and Prophet Tuor are in cahoots. I trust you did not see anyone but soldiers on your way here. What do you mean? I see. Well then, not a soul will miss you if you and your companions die here, Wind Vestal. You horrid beast! Do not let any leave here in one piece, Meliton, sir. You can name your reward. Then we have a contract. If price is no object, I shall place all on the line for this battle. There is no place for you here, Vestal! E inizia dunque l'ultima battaglia dell'episodio, Khamer e Kint. Dunque, Kint finalmente non scapperà più e Khamer rompi scatole. Dunque, che cosa dico? Niente, iniziamo la lotta. Se non per il fatto che Agnes avrà un ruolo particolare in questo episodio. Dunque, l'ho resa apposta più lenta di Kint. Kint ha velocità 52, Agnes ha velocità 47. Se tutto quanto va bene, Kint è più veloce di me. Quindi lui può usare la sua spada magia. Io uso subito Dispel, ho dato l'abito Brave ad Agnes. E quindi posso fare subito... dov'è Dispel? Dispel, ecco qua, su tutti quanti i nemici. E risveglio su tutti quanti gli alleati. Questo può essere molto utile, risveglio. Tuttavia non si attiverà all'inferno, perché risveglio sapete già cosa fa, no? Quindi, attiviamo subito la cosa. Stop, perfetto. Spada magia fire. E non mi interessa perché disperso la tua spada magia fire. E risveglio su tutti quanti gli alleati, perfetto. Ok, adesso posso finalmente cominciare a fare sul serio. Allora, considerando che non posso fare nulla se Kint rompe le scatole, ossia con la spada magia mutismo o spada magia fire, comincio a caricarmi gli attacchi. E quindi vai. Oh, che dolore. Spada magia fire. Sai che ti dico? Nope. E ciao spada magia fire. Allora dunque, iniziamo ad attaccare, no? Shall we? Allora, direi di iniziare con un normalissimo tuo naga. Adesso comincerò a usare gli attacchi pesanti. Non mi interessa se spreco tanti punti magia. Tanto ho mastro guaritore su Agnes. E Agnes può usare, non lo so, turbo etere che funge per due, raddoppia l'utilizzo, cioè raddoppia la potenza, mastro guaritore. Allora, un'altra volta di spell. E adesso cominciamo a fare gli attacchi normali.
Dunque, tuo naga è buono come cosa, quindi vai. Poi, vediamo un po', disincanto? No, spacca guscio e disincanto, sì, così anche se Ringabel fosse più veloce di Tiz funzionerebbe meglio, ma pazienza. Allora, Edia, carissima, tu usa un baluardo, tanto per, così posso anche riposarmi un po' con Agnes. Tuo naga, Thunder! Tuo naga, perfetto. Spacca guscio, disincanto. Ok, adesso dovremmo riuscire a fare tutto quanto. Ah, cosa volete fare? Forse volete dire niente? È vero che il dispel toglie... Ah, è vero, me l'ho dimenticato, dannazione. Il dispel toglie i debuff che faccio agli avversari. Però preferisco fare così. Allora, difesa, difesa, difesa. Ho il baluardo e ho anche il risveglio. Voglio continuo ad usare il dispel finché non butto giù Kint, per forza. Non voglio morire per questo. Si smara. Ouch. Ok, difesa. Difesa, sicuri? Perché vorrei curarmi, sapete com'è? Facciamo un'energica, dai, dovrebbe bastare. Sperando che poi non mi mandi subito KO Kint, vai. Ah, non è vero, ho il baluardo. Smara. Energica. Perfetto, adesso iniziamo gli attacchi all out, veramente. Allora, tuo naga. Tuo naga. Tuo naga. Difesa. E attacchiamo normalmente, perché no? C'ho già la spada magia. Quanto gli faccio con un attacco normale? Vedremo. Sì, facciamo tre attacchi normali, dovrebbero bastare. E adesso ho un po' di cronomagia. Non la uso mai. Meteor. Rilascia 4 ore di attacchi non elementali che si abbattono su tutti i nemici in modo casuale. Non so quanto gli faccio. Quindi se ho una... magari... non lo so. Meteora. Non so che fare. Frittaga? Sì, aumentiamo la velocità di tutti quanti gli alleati. Perfetto, vai. Konaga. Così adesso sono un po' più veloce degli nemici. E quindi adesso la tecnica con Agnes fungerà poco. Allora, Veloga. Perfetto. Adesso siamo veloci. Allora, loro hanno la schivata però. Devo stare un po' attento. Perché volevo fare così adesso. Considerando che così sto a posto per praticamente tutta quanta la partita. Dov'è Rigene? Rigene. Su tutti quanti. E poi dispel. Dispel, 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 dispel. Perfetto. Difesa. E boh, proviamo Meteora. Tanto per, vai. Regene, tutti quanti hanno regene. Dispel. Oh, dolore. E Meteor. Io ho fatto pochissimo, infatti non è molto buona Meteora quando la uso io, ovviamente. Basta, tonaga. Difesa. Mi è passato il tuono? No, perfetto. Dato che non userò praticamente quasi mai più i punti magia per la pirateria, comincerei con un doppio danno, dai. Anzi, due doppi danni. E poi basta. Non lo so. Uccisore esperto? Non gli faccio niente però. Un'altra volta. Tanto per baluardo, tanto per averlo attivo. What? You aren't running this time? Such a reward is worth taking a few risks. I must earn my keep by holding up my end of the bargain. Beh, tecnicamente sappiamo che Kint non lo fa per sé, lo fa per sua figlia, a quanto pare. In ogni caso dovrei stare a posto, perché... spada magia mutismo! Ah, fortuna col baluardo, dannazione! Allora, dispel, sì, su tutti. E... dato che ho rigene, non mi serve praticamente a nient'altro niente. Potrei far uccidere Kamer con il suo stesso sismaga, sarebbe molto divertente. Quindi riflesso su tutti gli alleati, dai. Difesa, difesa, vai. Chissà come funziona la cosa, eh. Riflesso. Ah, guardia. E Veloga. Perfetto. Devo riusare il dispel un'altra volta. Comunque. Adesso mi carico un po'. Difesa di... Gli ho tolto spada magia mutismo. Sì, difesa, difesa, difesa. Vai. Ah, l'ha riattivata. Stop. Riflesso, ma ovviamente non fa niente. Chi è che non ha baluardo? Tiz non ha baluardo. Dannazione, devo stare attento. E adesso Tonaga. Tonaga. E è finito Tonaga, sì. E quindi usiamo un oggetto. Perché no? Turbo Edere, vai. Su Tiz. E poi basta. Agnes, carissima, usa Dispel su tutti. E una cronomagia. Dove sta Veloga? Anzi no, se ho velo. Non è velo. È fretta. Sì, almeno spreco meno punti magia. Mi è smesso? No, ce l'ho ancora il tuono, perfetto. Attacco, allora. Non voglio sprecare troppi punti magia. E un altro baluardo, dai. Tuonaga! Thunder! Ah no, niente, Turbo Etere, non Thunder.
Ok, gli faccio poco, però almeno gli faccio il giusto. Oh, fortuna con dispersione. Più che altro non fortuna, ma si è capito. Ah no, dannazione, io ho messo fretta a loro. Mi ero dimenticato che com'è che si chiama? Riflesso riflette anche la cronomagia. Quindi devo stare più attento ancora. Difesa, 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 difesa. Vai. Eroga. Un po' di magia mutismo. Adesso mi chiedo, riflette anche la cronomagia? Voglio provare a fare una piccola strategia. Vediamo se funziona almeno. Allora, il riflesso a me non serve a niente. No, non ce l'ho, perfetto. Quindi attacchiamo. Tuonaga. Tuonaga. È l'ultima volta che uso Tuonaga con Tiz. Almeno per un po'. Perché voglio fare una piccola tecnica. Vediamo se funziona. Allora, dispel su tutti. E riflesso su tutti quanti. Voglio vedere se riflette la spada magia. Non credo, ma tentare non nuoce, giusto? Allora, dov'è il riflesso? E poi si può riflettere Veloga. Massimo di un attacco con gli attacchi speciali, no? Allora, mutismo, c'hai? Non importa, vai. Stop. Ah, perché? Uccidilo, ti prego. Ah, per poco, vero? Oh, guardia, che fortuna. Aia. Mi ha messo stop. E sono ancora stoppato. Quindi non posso fare nulla. Smara. Tanto ho risveglio, quindi bene o male sto a posto. Vabbè, a questo punto attacchiamo con Ringabel, dai. Con Edia facciamo due Moloardo, dai. Perfetto, dai. Dai, 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 l'ho detto 5000 volte. Ah. Oh. Just a bit more. Still the money has been worth it. Kid, this isn't happening. Is there no one else? Ah, adesso sei solo, carissimo Kamer. Perfetto. Adesso cosa fare? Oddio, ci sono alcune strategie che sono molto strane, ma altrettanto belle. Però non voglio provarle adesso. Qualcuno mi ha chiesto di far vedere Sancta. Facciamo vedere Sancta, perché non lo faccio mai vedere. E usiamo un'energida su tutti quanti, dai. No, assolutamente, che voglio curare quello stupido di Kamer. Ok, Sancta è così. Non mi usare stop su... Ma perché mi usa stop sempre su Agnes? Abbiamo capito che... Vabbè. Sapete cosa vi dico? Dov'è? Aspir. E poi attacco, attacco, attacco. Così mi aspiro un po' di punti magia. Difesa, difesa, vai. Aspir! Ehi, a voglia. Guarda quanti ne prendo. Defend! Ho ancora stoppata, dannazione. Non posso fare nulla qui. Posso usare... No, niente, non posso fare nulla. Dov'è? Disperazione... No, disperazione no. Porte del Paradiso. Non lo uso mai. Voglio vedere quanto gli faccio, dai. Non so neanche cosa fa Porte del Paradiso. Ah, gli faccio uno, perfetto. Ho sprecato precisamente tanti punti cosa? Brave? Sì, punti brave. Ok, adesso posso diminuire la roba finalmente. Allora, dov'è? Spaccaguscio, disincanto e attacco magico perché è la priorità che usa lui. No, spaccacrani. Ok, e poi già che ci siamo anche un attacco fisico. Vai. E difesa, vai. Ok, spaccaguscio, disincanto, spaccacrani, spaccazanne. Adesso vediamo cosa gli faccio. Ok, finalmente Agnes riesce a fare la roba. Allora, energia su tutti. A questo punto... Boh, Sancta lo devo far vedere, dannazione. Posso farlo vedere Sancta? Non usare stop? Ok. Sancta è così. Lo faccio vedere a velocità standard. È una palla che cade dal cielo e fa PUM! E gli tolgo 500 perché non sono dell'attrezzatura giusta per usare Sancta. Ok, ma sono dell'attrezzatura giusta per fare male a Kamer. Sperando di non danneggiargli adesso i punti magia, ma i punti vita. Perché non dovrebbe farlo con la con le magie. Vediamo adesso, vai. Gli tolgo punti magia. No, gli tolgo punti vita, perfetto. Tuonaga! Thunder! Drop the thunder. Ok, dovremmo essere circa a metà. Spero almeno. E vediamo così. Riflesso? No, meglio di no. Meglio di no. Niente, devo difendermi finché non posso fare robe. Vediamo cosa posso fare. Cronomagia, posso usare niente. Ah, perché sono mutato, ecco perché. E allora, perché non rimediare la cosa? Perché non utilizzare un bellissimo... Un antidoto? Un'erba dell'eco su Edia. E già che ci stiamo... Un attacco normale, tanto per togliere uno. Tanto Edia non può fare niente adesso. Infatti gli tolgo 36, dai. Magari lo ammazzo con i 36 random di prima. Allora... Perché voglio provare una strategia, vediamo se riesco a farla funzionare. Riflesso su tutti gli alleati e riflesso su tutti quanti i nemici. Voglio provare se funziona, vai. Così smara.
Allora, tutti quanti con riflesso. So per certo che quando una cosa è riflessa, non può essere ririflessa. In che senso? Se io ho riflesso e lui ha riflesso, l'avversario, l'avversario non può ririflettere. Vediamo se funziona la cosa. Magia su di noi. E magia su di noi. Tanto abbiamo riflesso. Perfetto. Ora usiamo... Dov'è? Energia su... su lui. E attacchiamo normalmente. Dovremmo riuscire a fare quello che intendevo fare. Ok, vediamo se la riflesso strategy funziona. Sì, funziona! E rifletto a quanto pare il quadruplo del danno. Cioè, tutti quanti i nostri danni li rifletta una sola persona. Quindi faccio anche più danni. Almeno sembra, poi vediamo adesso. Dai, è morto, vero? Ah, perché hai riflesso? Avrei dovuto toglierlo. Vediamo adesso, allora. Se con Tuona faccio la stessa cosa che ho fatto prima, cioè lo stesso danno, vuol dire che gli do per 4 il danno. Adesso vediamo, non lo so. Non rifletto sicuramente Baluardo, ma Baluardo non mi serve a niente, quindi usiamo Sismaga su noi stessi. Vai. Thunder! I'll give my throne to no one! No one! Allora, non so se... Allora, lui si è fatto refuto, giusto? Sì. Quindi tecnicamente ho fatto... molto bene, il riflesso per 4 a quanto pare funziona. Magari dovrò fare qualche altro test, ve lo dirò all'inizio della prossima parte se funziona o no. Ossia se funziona il, la tecnica riflesso per 4, ma vedremo, vedremo. Allora dunque, 999 PC. Aumenta le classi per Agnes e Redia di un bel po' di tutto quanto. Perché a quanto pare non ho allenato Agnes in l'unica classe. La Marunica? Non l'ho mai avuta, adesso vediamo cos'è. Dicevo... Agnes è allenata in tutte le classi magiche, tranne che la cronomagia. Quindi, wow! I see. I regret my failure to see through his med... the former king's misdeeds. Where will the kingdom go from here? How will it function in the absence of its king? I will take up the mantle of governance for the time being, though that is no lasting solution. Anshime will have to change. With luck, it will become a land led by its people for the benefit of all. What is certain is that it will ever be a welcome home to you and your companions, Lady Vestal. We will pray for your safe journey. Go, and bring your light to all the world. Ok, conversazioni. Maglia... eh? Maglianime? Ok, ho letto bene a quanto pare. L'abilità di supporto lama autospira è diversa. Ah, parla proprio dell'ultima cosa che ho fatto. Perfetto. Eh? Consenti di colpire i punti magia dell'avversario con un attacco standard, oltre che di assorbirli. È sufficiente usare il Brave, quindi... degli attacchi... è sufficiente usare il Brave, quindi degli attacchi standard tra un'offensiva magica e l'altra, per non essere più a corto di punti magia, è vero. Anche se non ho ancora capito perché i boss hanno, a quanto pare, un numero illimitato di punti magia. Non mi chiedere il motivo, ma è così. È perfetta per te, Agnes. Oh, quindi anche il gioco stesso dice: Agnes, tu sei un maga barra cronomaga. Ah, non ci avevo mai pensato. Perché ce ne parli proprio ora, Tiz? Volevo solo che conoscesse la grande utilità delle, delle magilame. Magilame? Va bene. Puoi tornare utile anche a te, Edia. Oh, forse perché ho messo a entrambi cronomagia, può essere. Puoi aggiungere un effetto elementale agli attacchi della tua spada. Ah no, ok. Si inizia con un Brave, poi si passa ad una magilama. Potrai attaccare subito e persino passare a un'altra magilama volendo. Le magilame sono incredibili, vero? È essere incredibile la promozione che ne stai facendo. Se sono così efficaci, perché non intraprendi tu stesso la carriera dello schermidore d'incanti, no? Non è qui che intendevo portare la conversazione. Dove volevi portarla? Oh, e ora come ne esco? Ehi, Ringabel, cosa dovevi dire ora? Oh, hanno mangiato la foglia. Avevi detto che per convincere Agnes e di indossare abiti succinti da schermidore d'incanti... aver dovuto martellare sui vantaggi della professione. Ah, perfetto. Quindi non è perché ho usato Agnes come schermidrice, cioè come cronomaga. Mi sembrava strano. Ok. E beh, ho seguito il tuo consiglio, ma hanno risposto in modo imprevisto. Ora cosa dovrei dire?
Sì, Ringavel, siamo proprio curiose. Cosa dovrebbe dire? Non vedo l'ora di scoprirlo. Mio Dio. Mi spiace tantissimo, Ringavel, ma sei stato scoperto. Comunque, se volete vedere gli abiti succinti delle scrimitrici di incanti, eccoli qua. Allora, uno, scrim inferiore ovviamente, e due. Perfetto, li ho fatti vedere, adesso basta. Quindi, nella prossima parte di Bravely Default, le cose saranno un po' diverse, perché è disponibile solamente The Rosa. Quindi, ora, io non so cosa fare. Potrei fare così, vedete se vi piace l'idea. Considerato che non posso comunque battere Barbarossa e Kamizumi, potrei, ipoteticamente, fare così. Unire le parti di Kamizumi e Barbarossa insieme a quella di The Rosa. In questo modo posso fare tre boss al posto di fare un boss solo. La cosa sarebbe anche meglio. Quindi ditemelo voi nei commenti se volete direttamente solo un boss seguendo la linea logica dei boss, oppure fare direttamente chi sarebbero, scusa, Kada, Kikyo e Prelin, mi sembra questi tre. E mio Dio, non immagino neanche la strategia che dovrò usare per battere la dannatissima cantautrice, come si chiama. Quindi, ci vediamo nel prossimo episodio. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Magari, dato che non mi sono spiegato bene, scriverò in descrizione la richiesta. Quindi, ciao!